Mattinata complicata per residenti e per tutti coloro che si sono trovati di passaggio a Giulianova intorno alle 7:30. Un violento acquazzone, infatti, ha causato numerosi disagi, sottopassi impraticabili e strade allagate. È venuta giù tanta di quell'acqua che in pochi minuti Giulianova è ripiombata nei mai risolti problemi di allagamento. E stavolta non solo i consueti sottopassi, ma anche le strade e le piazze hanno subito l'invasione di acqua. Complici i tombini intasati, muoversi per la città è stata per ore una vera e propria odissea. File chilometriche di autovetture e disagi chiaramente per il traffico cittadino. Da qui foto e video sui social che raccontavano la problematica in un'ora di punta, quale quella appunto delle 7:30. Inferociti giuliesi che hanno protestato per gli allagamenti causati dalla pioggia, come troppo spesso accade in caso di temporali. Allagamenti sono stati registrati anche in via Nievo, via Marconi e via Le Orsini, con alcuni sottopassi subito chiusi al traffico veicolare. La situazione è stata ripristinata dopo poche ore.